Domenica è sempre domenica. Il Vangelo di questa domenica è particolarmente interessante e molto complesso. Ci vorrebbe tantissimo tempo per commentarlo tutto. Bisogna fare delle scelte. Siamo di fronte a questo famoso uomo ricco, giovane ricco, chiamiamolo come vogliamo. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Che cosa dice la legge? Tutte le cose che dice la legge io le faccio. Bravo, adesso fai un salto di qualità. Per avere la vita eterna, prendi quello che hai, vendilo dai poveri e poi seguimi. La parte importante è anche proprio quel seguimi, che diventa conseguenza. Il dare tutto ai poveri significa essere più liberi per poter seguire Gesù. Il giovane se ne va via, l'uomo se ne va via triste, no? Sgomento tra gli altri, chi si salva? La famosa frase più facile, che è un cammello passi per la cruna di un ago. A questo punto è interessante l'intervento di Pietro, no? Gli apostoli a un certo punto si guardano sgomenti e dicono sì, e allora chi è che si salverà, no? È bellissimo questo, impossibile agli uomini, impossibile presso Dio. Ma soprattutto, noi abbiamo lasciato tutto. Questo la racconta lunga in realtà su chi sono gli apostoli e ci riportano veramente molto vicino. Qualche piccolo interesse personale ce l'hanno e noi che ne abbiamo in cambio di tutto questo? Ti abbiamo seguito, ci siamo fidati. Adesso però che cosa ci dai? Oh mamma, contrattazione. Dalla contrattazione non ci aspetteremo un Gesù, voglio dire, arrabbiato, dice, ah, dovete farlo per amore, dovete farlo per... E invece no, e invece Gesù dice, ma non c'è nessuno che abbia lasciato qualcosa per il Vangelo, per me per il Vangelo, che non riceva il centuplo. Dio tutto sommato ci sta al nostro gioco, sa entrare anche all'interno, se vogliamo, dei nostri piccoli egoismi, dei nostri piccoli tornaconti, ma li copre con la sua magnanimità, con la sua grandezza d'animo, li copre con questo centuplo, avrete 100 volte tanto, attenzione, 100 volte tanto in fratelli, madri, campi, quant'altro, insieme alle persecuzioni. Dunque, il passaggio è quello anche di chi dice a un certo punto che vivrete una vita di livello più alto, cioè non rischierete di morire asfissiati nelle piccole cose. Piaccia o meno, chi segue Gesù in un modo o nell'altro vive una vita amplificata. E una vita amplificata non è nient'altro che il prodromo a quello che sarà la vita eterna. E Gesù ne parla. Che diventa conseguenza di questo. Quello che riuscite a vivere amplificato per me, e che quindi tornerà a voi, sarà poi quella moltiplicazione infinita dello stare con Dio e nella sua gioia. Ecco, penso che sia veramente un bel messaggio, un messaggio che ci incoraggia. E noi che abbiamo lasciato tutto? E noi che abbiamo lasciato? Ah, non preoccupiamoci. Se guardiamo all'interno della nostra vita, scopriamo che in molti casi il centuplo lo abbiamo già ricevuto. Quantomeno non rischiamo di vivere, nelle misure in cui seguiamo Gesù, un'esistenza banale. E poi? E poi la vita eterna, che è poi tutto quello che possiamo sperare. Domenica è sempre domenica a tutti. È sempre domenica.